Buongiorno dal Centro Meteo Italiano. Grazie ai dati pubblicati dal Centro Nazionale delle Ricerche Sezione Istituto di Scienze d'Atmosfera e del Clima, possiamo analizzare il clima in Italia nel mese di dicembre, così come abbiamo fatto anche nelle precedenti redazioni per gli altri mesi dell'anno. In seguito all'ultima stagione estiva archiviata climaticamente tra quelle più calde rispetto alla media di riferimento degli ultimi 30 anni e di circa un grado, con le piogge abbondanti al sud Italia, meno invece al nord, i mesi autunnali hanno misurato un deficit pluviometrico più significativo. Mese di dicembre, quindi, con la stessa linea di tendenza ad iniziare dalle temperature e, come vediamo sulla grafica accanto, valore ben al di sopra della media del periodo, come accadde anche nel dicembre 2015 a causa del dominio anticiclonico sull'Italia, favorendo quindi sensibili aumenti di temperatura, specie nei valori massimi e in quota. Solo negli ultimi giorni del mese masse di aria più fredde hanno portato un calo delle temperature. Mesi di dicembre quindi con il clima caldo e anomalia positiva media nazionale di oltre un grado, e anche nelle precipitazioni il clima si è rivelato piuttosto anomalo. Deficit pluviometrico medio nazionale del 60% rispetto alla media mensile, e come si nota dalla cartina sulla grafica accanto, fanno eccezione solo i settori alpini occidentali e le due isole maggiori, i quali hanno risentito maggiormente del flusso caldo ma anche umido. Il tutto a causa della lunga permanenza del campo di alta pressione, accennato poco fa, responsabile quindi sia del riscaldamento climatico ma anche del deficit pluviometrico. Con questo è tutto e al prossimo video sul clima in Italia.